facciamo di consuetudine, riproporremo gli interventi. Abbiamo il Presidente del Comitato Regionale Calabria, Saverio Minarchi. Buonasera, Presidente. Ciao Antonio, buonasera. Ben ritrovato su Stadio Radio. Con me Vincenzo Tarsia. Sì, Pasqua, no? sì, prima di Pasqua un appuntamento che è una sorta di consuetudine con la nostra trasmissione per parlare di questo finale di stagione, di quello che è il momento del torneo delle regioni e un po' la situazione generale del calcio a livello calabrese, perché no, visto che ieri ha giocato anche la nazionale, se vuole fare un accenno pure sul calcio a livello nazionale. Partiamo dal torneo delle regioni, insomma, come ci si sta preparando per questa importante manifestazione che quest'anno si terrà a fine maggio? Sì, intanto già questa non è più una consuetudine, perché di solito eravamo alla vigilia della partenza delle nostre squadre, sì. Oggi invece abbiamo un po' di tempo in più per prepararle, anche se il torneo si discuterà in un momento in cui forse le attività sono ormai terminate da un pochino, quindi questo è un problema in più che ci stiamo ponendo. Cercare di fare in modo di tenere questi ragazzi che andremo a selezionare da qui alla fine dei campionati quanto più possibile in allenamento, perché si sa che nel momento in cui finiscono le attività purtroppo i ragazzi smettono di allenarsi e quindi avremo da confrontarci con questa novità, con questo nuovo problema. Tenteremo di utilizzare quanto più possibile il centro di formazione federale per riunirli, per farli stare insieme, per allenarli perché arrivino quanto più possibile preparati al torneo di fine maggio. Sì. Intanto stiamo però per partire con altre due rappresentative, queste sì nel periodo pasquale, che sono gli allievi giovanissimi di calcio a 5 che parteciperanno al torneo delle regioni della loro categoria, che si terrà nelle Marche. Ecco le due location diverse in questa edizione, perché di solitamente sì, anche il calcio a 5 erano nella stessa regione, giusto? Beh, lì avremo anche le attività principali di calcio 5, quella femminile e quella diciamo d'élite. Sì. E questo invece è un torneo riservato alle attività giovanili, allievi e giovanissimi di calcio 5. È chiaro. Presidente, Costa è uno dei tecnici riconfermati per i giovanissimi, per gli allievi Pietro De Sensi, per la juniores vediamo sempre dei cambiamenti. Quest'anno Angela Andreoli, che è un tecnico altrettanto bravo come quelli che hanno preceduto Angelo Andreoli, però non gli si dà, ecco, l'opportunità al tecnico. Ora vedremo con Andreoli, però ai precedenti non mi pare di aver registrato una presenza di 2-3 anni magari alla guida della juniores. No, dopo Camerino effettivamente non siamo riusciti, a dire il vero, perché ogni anno poi i nostri tecnici per fortuna vanno ad allenare in squadre di categoria, perché magari per qualcuno la rappresentativa è servita per una sorta di rilancio, per qualcun altro magari poi ha trovato ovviamente l'opportunità di andare a lavorare, andare a svolgere le funzioni di allenatore con squadre di categoria, e quindi sono piuttosto loro che ci lasciano, certamente non noi, ad esonerare tra virgolette i tecnici, perché non è una cosa che ci appartiene. Sì. Vorremmo dare una sorta di continuità che sarebbe importantissima, però è pur vero che queste rappresentative danno visibilità anche a loro, e quindi questi tecnici, come dicevo, trovano opportunità di riprendere il loro percorso abituale, che è quello di allenatori delle prime squadre. Ora abbiamo questo gioiellino, diciamo, del centro tecnico federale a Catanzaro, ce ne vorrebbero tanti altri impianti come questo, e magari forse solo in quel momento potremo ospitare il torneo delle regioni. Io mi auguro che non sia così, nel senso che si possa anticipare i tempi, perché se aspettiamo le strutture mi sa che passerà tanto tempo, ecco, per come è l'andazzo, ecco, poi mi auguro non ci siano risvolti. Ecco, potrebbe essere da qui a breve la Calabria ad ospitare il torneo delle regioni? Non avrei voluto che tu mi facessi questa domanda, perché avrei voluto che diventasse un po' la sorpresa della nuova stagione sportiva. Io ti dico chiaramente, a questo punto ormai lo dico, abbiamo fatto espressamente richiesta che ci venga assegnato questo torneo per la prossima stagione sportiva. Sarebbe un bel completamento, sarebbe una bella opportunità che viene data alla nostra terra, un momento importantissimo se ci verrà assegnato, nel quale chiaramente sarà necessario l'impegno, l'attenzione e la collaborazione di tutte le nostre realtà, di tutte le nostre società, per dimostrare che la Calabria dal punto di vista organizzativo è assolutamente all'altezza di organizzare una manifestazione di tale portata. Sì. Le strutture ce l'avremmo, il coinvolgimento di tutte le province sarebbe quello che noi avremmo in testa. Quanti impianti servirebbero?
Ma considera che si giocano gli allievi giovanissimi, la juniores, il calcio femminile, che da noi purtroppo non ha spazio, ma nella maggior parte delle altre regioni, soprattutto al nord, ha una sua importanza, più i palazzetti per il calcio a 5, insomma, al di là di tutto sarebbe un'attività di assoluto impegno, di assoluta importanza. L'idea che dicevo prima, sempre se ci venisse assegnato questo torneo, sarebbe quello di dividere un girone per provincia, potrebbe essere un'idea, sì, in modo da coinvolgerle più o meno tutte, e distribuire nelle varie province, almeno nella prima fase, che è quella più corposa, un po' tutte le nostre rappresentative, e coinvolgere, come dicevo, un po' tutte le strutture regionali, per poi concentrare la fase finale in un'unica provincia. Così sì, penso che riusciremmo ad avere sia strutture alberghiere che strutture sportive di qualità e di valore a disposizione. È vero, perché servirebbero sia quelle diciamo le strutture sportive, ma soprattutto anche quelle ricettive per ospitare tutti quanti. Vincenzo, sarebbe una grande opportunità, ovviamente, anche dal punto di vista economico, no? Per assolutamente, è vero. Sì, buonasera Presidente, chiaramente sarebbe una grossissima opportunità, certo c'è da lavorare, più che altro per la questione ricettiva, che purtroppo qui da noi un pochino soffriamo questa, e per i campi sicuramente, comunque c'è tempo per poter lavorare e si può fare sicuramente questa bella esperienza. E poi Presidente, facciamo in modo che ce lo assegnino e poi ragioneremo. Certo. Sì, chiaramente, per averla assegnata, insomma, penso che lei proporterà delle proposte, no? E dirà quali sono le possibilità nostre, sicuramente, no? Certo. Metterà sul tavolo. Andiamo alle tue domande, no? Che sono sempre molto... Presidente, da dove iniziamo? Ecco, vorrei iniziare da questo. Stavo parlando con Antonio prima, anche con Aldo Longo. Dicevo che quest'anno ho visto poco problema per gli arbitri, e mi riferisco sempre io a campionati di eccellenza, di promozione, no? Lasciamo perdere gli altri tornei di prima categoria, dove insomma lì il problema è endemico, sappiamo perché c'è un solo uomo, questo e quell'altro. Mi pare che i problemi quest'anno siano stati più di società e giocatori che non di arbitri. No, io credo che qualitativamente i massimi campionati nostri regionali abbiano dato, dal punto di vista arbitrare, ottimi risultati, insomma, al di là dei piccoli errori che chiaramente fanno parte del gioco, li vediamo in Serie A, li vediamo in Champions, li vediamo nelle grosse categorie, è giusto che ci siano anche nei nostri campionati, ci mancherebbe altro. Quindi credo che in eccellenza, in promozione, ci si possa ritenere abbastanza soddisfatti di quella che è la qualità arbitrale, anche perché, ripeto, quando poi ci confrontiamo con i famosi scambi, non è che si alzi particolarmente il livello qualitativo. Qualche problemino ce l'abbiamo, l'abbiamo sempre avuto, ma probabilmente fisiologico a questo punto, perché ce lo diciamo ogni anno nei campionati un pochino più bassi, dove chiaramente sono ragazzi che hanno necessità di fare maggiore esperienza, di arbitrare per maturare, lì c'è bisogno anche di avere un po' di pazienza in più da parte della nostra società e di rispetto reciproco, perché anche gli arbitri in alcuni momenti è giusto che abbiano un pochino di rispetto in più verso le nostre società, e viceversa, chiaramente, per fare in modo che anche nelle categorie più basse i campionati si svolgono con quella giusta serenità e tranquillità che dovrebbe far parte del nostro mondo, e che purtroppo in alcuni momenti non riscontro, non rilevo, da qui quella necessità che ho avvertito di rivolgermi, che conoscete, alle nostre società per chiedere l'aiuto per questo finale di campionato. Bene, Presidente, restando sugli under, no? L'altra volta abbiamo parlato anche con Andreoli, ci sono pochi, soffre un pochino forse l'under, ci sono pochi attaccanti nella classifica dei cannonieri, qualche volta in quegli ultimi anni c'è sempre stato qualche piccolo giocatore che riusciva ad arrivare anche alla doppia cifra, no? Mi ricordo l'ultimo Eseo, gli altri, qualcun altro, però in questi ultimi anni c'è un po' di carenza di centravanti, ecco, di persone che sono lì almeno ai margini della classifica. Ma dici di under, di ragazzi? Sì, perché ritengo che le società continuano ovviamente a fidarsi, tra virgolette, dei nomi illustri, dei giocatori più grandi nei ruoli cardine, che sono quelli chiaramente di attaccante, magari nell'asse centrale, insomma, la punta centrale, il centrocampista centrale, il difensore centrale, li chiedono e pretendono agli stessi tecnici, giocatori esperti, di esperienza,
che in qualche modo è quello che si vede anche nella nostra serietà, nella nostra Serie A, laddove effettivamente in quei ruoli si pensa a trovare giocatori stranieri, giocatori che magari nell'immaginario diano maggiori garanzie a scapito dei giocatori italiani. Questa è un po' la lamentela che sentiamo a livello di Serie A, a livello delle nostre nazionali, e nel nostro piccolo viviamo la stessa situazione. Certo. Bisognerebbe avere un po' più di coraggio e dare opportunità a questi nostri ragazzi. Più giocano, sì, più migliorano, più chiaramente no, diventano dei punti fermi. Sì, sicuramente. Un'altra domanda che volevo fare: noi di solito sul nostro giornale, anche la domenica in diretta, raccogliamo molte voci, critiche, anche delle proposte da parte di presidenti, dirigenti, allenatori su alcune cose che potrebbero migliorare il campionato eccellenza. Quest'anno c'è stato questo problema del Corigliano, ecco, che in un certo senso ha un po' falsato il campionato per molti, però oggi insomma è scesosi in campo. Presidente, cosa si può fare? Cioè, negli altri campionati, perché c'è la regola che se la squadra non gioca, cioè si ritira nel giorno d'andata, vengono assegnati i punti a tutti quanti, mentre nel giorno di ritorno cambia la cosa. Cioè, ci si può trovare una soluzione? Avete pensato a qualcosa per evitare questa incresciosa, imbarazzante situazione, direi? Ma certo, noi non siamo il mondo professionista che in qualche modo può la federazione essere un po' il paracadute di queste realtà che hanno un po' di difficoltà e aiutarle anche dal punto di vista economico a proseguire e a completare il campionato. Noi questa capacità economica purtroppo non ce l'abbiamo, siamo dei dilettanti. Dobbiamo purtroppo confrontarci anche con quelle che sono le difficoltà economiche, organizzative delle realtà dilettantistiche. Quando ci accade e quando purtroppo accade in un campionato importante qual è a livello regionale quello di eccellenza, ce ne accorgiamo e la cosa risalta un pochino di più, ma purtroppo accade anche nella terza categoria, accade anche nella seconda categoria, di squadre che iniziano le loro attività, iniziano la stagione e poi purtroppo non ce la fanno a finirla. Soluzioni, se non fidarsi di quello che è l'attività regolamentare, purtroppo non ce ne sono. Il regolamento ci dice che se la rinuncia accade nel giorno di ritorno, tutte le gare vengono date vinte e si gioca contro. Il Corigliano comunque sta facendo sforzi per mantenere in vita il titolo, perché comunque si possa ritrovare nella nuova stagione sportiva con una squadra quantomeno in promozione, e abbia il tempo durante l'estate di riorganizzarsi e di ripartire con nuovo entusiasmo. Anche questo onestamente bisogna ammettere che è lodevole, è un'opportunità che ad un centro importante qual è Corigliano non bisognerebbe togliere. Lei prima parlava del coinvolgimento delle società, no? Del tentativo in questa fase finale di chiedere maggiore collaborazione. Tutto sommato, alla fine, quando c'è il richiamo, bene o male, la risposta c'è stata. Un richiamo che, Presidente, lei ha fatto proprio insomma dopo i fatti diciamo di Guardavalle, ma penso soprattutto dopo il fatto di Torretta Trebisace, no? Ci sono state anche altre situazioni. Innanzitutto due domande in uno. La prima, insomma, la situazione per Guardavalle Acri come sta proseguendo, e magari non so se ci sono delle anticipazioni, e l'altra, quello che chiedo, perché registriamo tante volte sul forum insomma tipo situazioni di appunto Torretta Trebisace, arriva la sanzione, una sanzione per il Torretta che a molti è apparsa, come dire, blanda tra virgolette, no? Nel senso che poi purtroppo Torretta è stato già in passato purtroppo soggetto di decisioni da parte del giudice sportivo, ricordiamo la penalizzazione di quest'anno e la squalifica appunto del campo per lungo tempo. Ma intanto, visto immagini che provengono dalla Sicilia, ho letto di situazioni spiacevoli accadute purtroppo addirittura in Veneto. Questa è senz'altro una magra consolazione, però mi viene da pensare che non siamo solo i calabresi, no, purtroppo nazionali. In un mondo nel quale si giocano 15.000 partite all'anno, e questo l'abbiamo sempre detto, purtroppo può capitare
qualcosa di spiacevole, non è giustificabile, ma purtroppo bisogna metterlo in preventivo. Quanto alla vicenda di Guardavalle, l'indagine sportiva tra virgolette è già partita, la Procura federale ha già sentito una parte delle persone che riteneva necessario sentire, in settimana ritengo che completerà la fase delle audizioni in modo tale da far sì che prima della fine del campionato pervenga fuori una delibera per chiudere così anche questa vicenda. Sì. E poi ci sarà ovviamente la procura ordinaria che di pari passo si sta occupando della vicenda non sportiva, legata ovviamente a tutto quello che noi sappiamo e che di sportivo non ha nulla e che farà sicuramente il suo corso, che poi leggermente più lunga di quella sportiva, ci farà sapere quali sono le verità, sì, accadute lontano dal campo di calcio. C'era questa indiscrezione che diceva anche della possibilità che la gara venga rigiocata, sembra che ci sia stato pure un contatto tra Comitato Regionale Calabria e anche l'ACRI, confermato da Falco in diretta, il direttore generale dell'ACRI. Ma quella sarebbe stata una bella soluzione, nel senso che avrebbe dimostrato, come era giusto che sia, che comunque le due realtà erano due realtà pacifiche, sì, le due realtà sportive, che Guardavalle e ACRI comunque avevano voglia di dimostrare l'ospitalità tipica della nostra terra, della Calabria. Nel momento in cui però interviene la Procura federale, le cose cambiano un pochino, perché poi la Procura ha in mano la situazione ed è lei a questo punto che ci dirà che cosa fare, tra la Procura a darci le indicazioni. Certo. Non le sarebbe dispiaciuto, però, insomma, ecco. Ma in una prima fase, nell'immediato, sarebbe stato un bel segnale che le due realtà avrebbero dato all'intero mondo dilettantistico, sì, calabrese. Quanto riguarda le sanzioni, io capisco che certe volte possono apparire così agli occhi dei più, ai media, all'opinione pubblica, non attinenti a quello che si dice essere successo. Però ricordiamoci sempre che i giudici deliberano sulla base di fatti pervenuti attraverso gli atti ufficiali, e che comunque le decisioni sono attinenti a chi effettivamente commette le violazioni. La squalifica del campo, tanto per dire, assegnata al Torretta, piuttosto che punti di penalizzazione, faccio un esempio così, mi viene da pensare che i giudici l'abbiano assegnata perché ad aver commesso la violazione sono stati dei sostenitori, quindi ha ritenuto dover punire, un po' come avviene in Serie A, i tifosi della squadra ed impedire loro di vedere all'opera i propri beniamini. Fossero stati tesserati della Torretta, probabilmente le sanzioni sarebbero state più attinenti alla squadra, quindi probabilmente a penalizzazioni, a gare perse, a sanzioni disciplinari a carico dei tesserati. Ecco, questa è una discriminante importante che tante volte a noi sfugge nel momento in cui leggiamo così asetticamente una decisione, ma che invece ha il suo valore. Sì. Se sono le curve, per dire, di squadre di Serie A a commettere atti non consoni, vengono penalizzate le curve. Se sono tesserati, viene penalizzata la squadra. E questa è una discriminante importante che bisogna tenere conto quando leggiamo le decisioni. Vincenzo. Sì, però c'è una certa discordanza molte volte fra quello che viene refertato, che giustamente arriva al giudice, e quindi quello che invece succede sui campi, dove noi ci siamo, ci sono anche gli altri, la raccontano, ecco perché alcune volte si scatenano queste polemiche, e quindi ci vorrebbe un po' di coraggio, questo lo dico così, generalizzando la cosa. Forse io ho fatto anche un'altra domanda, le volevo fare, non sarebbe il caso, è vero che poi mi risponderà, ma c'è carenza di arbitri, questo e quell'altro. Io per le partite d'eccellenza, non so se si fosse possibile usare il quarto uomo, ma il quarto uomo non come stare lì soltanto a bordo campo, che è anche importante, ma anche all'inizio della partita, dove io ho assistito molte volte. C'è il commissario di campo, però, Vincenzo. Sì, ma quando c'è, non c'è sempre. Il commissario viene richiesto dalle società. Invece, se io, il quarto uomo è un uomo fisso, perché gli arbitri si chiudono nello spogliatoio e non sanno quello che succede al di fuori, nei corridoi. Il presidente ha anche giocato a pallone e sa queste cose. Sì, il quarto uomo intanto effettivamente non c'è la forza né il materiale umano per sostenere la figura del quarto uomo. Altrimenti ci verrebbe da pensare che in prima categoria sarebbero necessari gli assistenti arbitrali, ma purtroppo non c'è né la forza umana
né la forza economica, perché anche questo è un altro problema col quale ci confrontiamo. Noi sappiamo che le società non pagano le spese arbitrali, le spese arbitrali sono pagate dalla federazione, proprio quest'anno il CONI ha ridotto gli incentivi dati alla federazione calcio, e di conseguenza la federazione calcio ha ridotto i budget alla Lega Dilettanti, al mondo arbitrale, alle altre leghe, per cui, e questo lo state in qualche modo notando anche voi, gli arbitri, è stata ridotta la distanza per i trasferimenti degli arbitri, questo proprio in virtù del fatto che i soldi che il CONI dà alla federazione sono notevolmente diminuiti, e da qualche parte bisogna purtroppo tirarli fuori. Si è riusciti per fortuna e con grande difficoltà a mantenere la gratuità, trovando come soluzione quella di ridurre le distanze, diciamo che ancora così va bene per le nostre società. Certo. Altrimenti si sarebbero trovate a dover affrontare un'ulteriore spesa, che è una spesa anche importante. O addirittura la lancio lì, ma mi pare che in Sicilia sei servita poco, magari qualche telecamera a circuito chiuso gestita dalla società di casa che, sulla quale abbia delle responsabilità, ma penso che anche in quel caso in Sicilia fossero coscienti della presenza di una telecamera nel tunnel. Anzi, lì è servita proprio per mostrare a tutto il mondo. Non so se era deterrente, potrebbe essere un deterrente, ecco, non lo so. Ma non mi pare lo sia stato in questo caso senza dubbio no. Presenza di una telecamera, per carità, lo abbiamo visto quando abbiamo fatto quel bellissimo progetto televisivo, c'è il desiderio, ecco, di mostrare il meglio di noi davanti a una telecamera, quindi potrebbe senz'altro essere d'aiuto. No, ma dicevo, ma a circuito chiuso, magari nelle vicinanze degli spogliatoi, nei tunnel, ecco, nei luoghi dove magari non... Il dischetto che te lo dà? Lì si va un pochino oltre le competenze di una federazione calcio che alla fine dei conti dovrebbe solo ed esclusivamente organizzarli questi campionati. Pensare che la federazione si debba assumere anche compiti di ordine pubblico, di sorveglianza, e per questo ringraziamo per carità le forze dell'ordine per quello che fanno, perché se anche spesso ci lamentiamo del fatto che in alcuni campi non ci sono, però pensiamo anche su quanti campi invece sono presenti, quante situazioni riescono ad affrontare con aiutando le nostre attività, quindi le ringraziamo sempre e comunque, però questa è una competenza che non ci appartiene, né avremmo onestamente le forze per sopportare anche un problema di questo tipo. Vincenzo, vuoi aggiungere altro? No, al fatto che diceva questo qui il Presidente, tornando, volevo più che altro tornare, ormai questa è stata abbastanza discussa questa questione della violenza, la sappiamo ogni anno, volevo tornare sul fatto del Corigliano, volevo dire, è molto difficile trovare una regola, Presidente, perché ammettiamo che il Corigliano o qualsiasi altra squadra futura decidesse già dalla prima giornata che non ce la fa più e può giocare con gli under, no? Può giocare tutto paradossalmente sarebbe meglio, no, Vincenzo? Sì, però prima accadesse una cosa del genere meglio sarebbe, perché chiaramente tutte saprebbero di affrontare una squadra di giovani, quindi sarebbe uguale per tutti. Purtroppo il problema si pone nel momento in cui questo avviene a campionato inoltrato. Ma non ci può essere una regola, non ci può essere una regola, purtroppo, che dica tu non puoi giocare i finali sempre con gli juniores. Ecco, questo volevo dire. Far giocare è difficile, non i ragazzi, cioè se i grandi decidono di non proseguire nell'attività per mille ragioni, siamo dilettanti, nessuno li può obbligare, pensiamo sempre che gente che ipoteticamente ha altro da fare, ha altri lavori, gente che lavora, che gioca a calcio per diletto, quindi li si può obbligare fino ad un certo punto a svolgere le loro attività, se non da un punto di vista morale probabilmente, no? Un impegno assunto, è giusto che lo si porti a compimento, ma se questi ragazzi decidono di non proseguire in questa attività per mille ragioni, come li si obbliga? E allora la soluzione che si trova è quella di far giocare l'under, quantomeno, come dicevo prima, per salvare un titolo e salvare il calcio in una
realtà prestigiosa, importante, come anche quella di Corigliano. Il momento Corigliano. Sì, assolutamente. Sì, certo. Sempre, sempre che succede, come dice lei, giustamente il prima possibile, perché se lei fa un girone d'andata con gli over riesce a sconfiggere delle squadre, a pareggiare, poi nel girone di ritorno decide di cambiare, e poi lì, insomma, è chiaro che diciamo che è falsato il campionato. Però è anche vero che non c'è una regola, e non ci può essere una regola che stabilisca che tu non puoi giocare con gli juniores, ecco, questa è la difficoltà. Credo non ci sia, anche non perché se non giocasse con la juniores non giocherebbe. Appunto, quale altra soluzione può trovarsi? Può essere, sì, infatti io per questo dicevo questo, che è una cosa difficile. Però tornando alla questione degli under, no, nelle nostre domeniche qui su Stadio Radio c'è stata anche qualche proposta sul fatto, già l'anno scorso ricordiamo è cambiata la questione degli under, adesso giocano tre nell'eccellenza e moltissimi come al solito allenatori e dirigenti non sono d'accordo con questi under, vorrebbero che fosse una cosa come succede in tutte le fasi, in tutte le altre regioni a livello nazionale, con soli due under, e sono molti contrari anche al torneo degli under, che dicono che non serve assolutamente a nulla, anche alla luce di quello che è successo, no Presidente, che molte squadre sono ritirate, alcune insomma ci sono state partite finite così, insomma è stato un guarda. Sì, sì, questo è anche un problema che conosco e che abbiamo affrontato insieme al consiglio. C'è stata la scusi un attimo, così faccio una domanda. Quindi c'è stato il presidente, mi pare, della Paolazzo, non mi ricordo. Sì, l'avvocato Bruno, sì. Che aveva detto perché non facciamo la proposta di diminuire il numero degli over, cioè mettere un tetto agli over. Ma intanto perché, ripeto, chi gioca a calcio nel nostro mondo gioca per diletto, quindi non dobbiamo e non possiamo pensare di vietare a chi comunque vuole divertirsi giocando al calcio di farlo, se non lo facciamo noi che siamo il mondo dei dilettanti, chi dovrebbe farlo? Quindi dobbiamo trovare la giusta sintesi, il giusto equilibrio tra la valorizzazione dei giovani, che ritengo essere un compito che a noi non può sfuggire, e la volontà e il desiderio di far giocare chi a calcio vuole ancora giocare, farlo e divertirsi, e se non lo fanno i dilettanti dove andrebbe a farlo? Per cui anche qui l'amatoriale, Presidente, è l'amatoriale troppo poco, l'amatoriale è un over 35. Io ritornerei invece sul discorso della juniores. La juniores intanto non è vero che è un campionato che non piace, perché poi nel momento in cui si va alle finali, e voi lo state seguendo questa fase finale, è molto sentita, è molto seguita, e sì, chiaramente le squadre hanno voglia e desiderio di arrivare fino in fondo. Piuttosto il problema, secondo me, è relativo al fatto che si gioca durante la settimana, perché il martedì, tra ragazzi che vanno a scuola, gente che lavora, diventa difficile fare gli spostamenti, sebbene li abbiamo ridotti e stretti al minimo necessario. E tra le altre cose non è nemmeno granché vero che vanno ad inficiare il lavoro delle prime squadre, perché quest'anno, per esempio, in prima squadra giocavano i 95 e i 96, il campionato under è per i 97, per cui abbiamo anche nel rivedere un po' gli under obbligatori in prima squadra fatto attenzione a questo aspetto, in modo da dare una fascia di età al campionato juniores che non desse fastidio né agli allievi né alla prima squadra con l'obbligo. L'ideale sarebbe poterlo giocare questo campionato al sabato o alla domenica. Purtroppo non lo si può fare, intanto per un discorso legato agli impianti sportivi, perché il sabato e la domenica i campi sono occupati dalle prime squadre, e poi perché comunque le nostre squadre poi questi giovani in qualche modo li utilizzano, e i nostri tecnici non sono d'accordo a che giochino i ragazzi per due giorni di seguito. Certo. Perché pensare che un ragazzo, e me ne accorgo per tante cose, possa a 17 anni, a 18 anni giocare due giorni consecutivi sembra essere una cosa impossibile da verificarsi, quando magari invece a quest'età più giocano e meglio è, probabilmente poterlo giocare al sabato risolverebbe parte di queste rinunce, di questi problemi, perché strategicamente invece il campionato junior è un campionato assolutamente importante, perché dà l'opportunità intanto a questi ragazzi di non disperdersi, perché ritorno alle fasce, i 97 altrimenti non avrebbero spazio, cioè non giocherebbero da nessuna parte. 95-96 giocano in prima squadra, 98 sono ancora allievi,
i 97 ci sarebbe una grande dispersione, e quindi è utile per questo, ed è utile per le squadre per farli allenare, per farli maturare, per prepararli per quello che sarà poi il loro futuro con le prime. Ma ci sono i fuori quota, no, nell'under? Sì, ma i fuori quota non sono un obbligo, sono una facoltà. Far giocare un 95 nell'under è una scelta, non è un obbligo. Ma chi vuole vincere, presidente? Lo so, vabbè. No, forse si potrebbe intervenire sul giorno, presidente, che si potesse giocare, magari qualcuno aveva detto di mercoledì che c'era un po' di spazio in più, e poi nello stesso tempo magari accorciare un pochino, presidente, questi triangolari, quadrangolari che vanno molto alla lunga, no? Forse sarebbe opportuno ritornare all'eliminazione diretta, magari andata di torno. Guarda, Vince, la fase a gironi, diciamo così, è una fase nella quale ci stanno 7-8 squadre al massimo, è molto vicine, noi abbiamo aggiunto un girone addirittura per stringere quanto più possibile le distanze. La fase finale comunque viene fuori da un percorso di playoff che ormai è necessario in ogni campionato. Una fase finale che dà comunque soddisfazione a questi ragazzi che comunque qualche sacrificio durante l'anno l'hanno fatto, ed è giusto che poi si possano giocare in modo dignitoso una fase finale. Dobbiamo comunque decidere cosa fare, perché noi pensiamo sempre solo al risultato, è fuori di dubbio che la ricerca della vittoria sia per le attività giovanili che per le prime squadre condiziona tutto il resto, gli allenatori che non lasciano gli under, gli allievi che non vogliono giocare in due giorni di seguito, sono tutti i problemi che ne vengono fuori. E invece pensiamo che le attività giovanili sono utili per far crescere questi ragazzi, per migliorarli e comunque per raggiungere un risultato, che è sempre opportuno ed è giusto che lo si faccia, ma avendo come primo obiettivo quello della crescita di questi ragazzi, allora il compromesso secondo me lo si trova. Bene, andiamo a concludere con il presidente Saverio Mirarchi, comitato regionale Calabria, Lega Nazionale Dilettante. Presidente, Palmese ormai in Serie D, la Cittanovese ha guadagnato così il salto di categoria in eccellenza, e il Trebisacci, insomma, oramai gli manca solo un punticino e cosa fatta, diciamo, tre piazze che fanno passi avanti. Sì, tre piazze di assoluto rispetto, intanto la Palmese che torna in Serie D ed è un grandissimo risultato, strameritato, lo avete detto tutti, non mi ripeto. Trebisacci e Cittanova, due piazze importantissime, Trebisacce che ritorna in un campionato regionale massimo dopo qualche anno, in un territorio tra l'altro particolarmente attento al mondo del calcio, e Cittanova che ci regala anche un campo di assoluto valore, un bel campo in erba artificiale, quindi un campo in più sul quale giocare bene al calcio, oltre che un territorio e una cittadina che merita di vedersi in eccellenza. Quindi ora vedremo che succede un po' con le retrocessioni, ma l'augurio ovviamente è quello che potremo vivere in altro anno un'altra stagione con i nostri migliori centri a rappresentare il calcio regionale. Chiaramente l'attenzione andrà sempre sull'aspetto della comportamentale, ecco, su quello bisognerà sempre lavorare, non mollare mai la presa, cercare anche di responsabilizzare sempre di più dirigenti, calciatori e direttori di gara, anche, perché no? Ma guarda, io l'eccellenza, se non ci fosse stato quell'episodio di Guardavalle, penso che su questo siate d'accordo più o meno tutti, certo. Fino a quel momento, e da quel momento in poi... Sì, infatti è stato un peccato, perché stava scivolando via tranquillamente, voglio dire. Esatto, un campionato serenissimo, nel quale i rapporti tra le società sono stati idilliaci, grande ospitalità, e si è giocato a calcio, e anche divertendosi. Almeno queste erano le sensazioni che raccoglievo di settimana in settimana. Man mano che si scende verso il basso, purtroppo le cose sono andate un pochino diversamente, ma il fatto stesso che il nostro massimo campionato comunque sia un esempio positivo era una cosa che mi piaceva e che stava andando bene. Purtroppo quello di Guardavalle è stato un episodio, e mi auguro che resti isolato e solo, e che chiaramente non rappresenta quello che è il nostro campionato di eccellenza. Lo diciamo, un albero che cade offusca una foresta che cresce, e fa più rumore, ma non rappresenta quello che è il nostro massimo campionato, che secondo me
è stato comunque bellissimo, serenissimo e fatto di rapporti ottimi tra le nostre realtà. Bene, ci congediamo con l'augurio di una serena Pasqua a lei e a tutto il Comitato Regionale Calabria, che comunque giornalmente è impegnato in un lavoro che insomma gestire tutte queste società per chi la vuole cotta e chi la vuole cruda, no? Giusto Presidente, alla fine ci sono anche difficoltà gestionali, ecco, da questo punto di vista. Vabbè, nessuno mi obbliga, lo faccio perché mi piace, certo. Mi diverte, mi piace occuparmi di calcio, il mio mondo. Quindi lo faccio comunque nonostante i sacrifici, nonostante le difficoltà, le pressioni, lo faccio con grande piacere e grande voglia. Senz'altro buona Pasqua a te, a tutti quanti voi, a tutte le nostre società. Credo che mi hai tenuto più di mezz'ora ed è stata l'intervista più lunga che io abbia fatto nei miei 6 anni di presidenza. Vabbè, c'era tanto da dire, ci sarebbe tanto da dire ancora, però lo faremo un'altra volta. Va bene. È stato comunque un piacere. Buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua, Presidente, alla prossima.